Chiediamo una valutazione complessiva di tutti gli indizi. In un caso di questo tipo è essenziale considerare ogni elemento di prova. Non possiamo trascurare dettagli come quel cordino posizionato sul collo di Liliana, che sembra indicare una messa in scena mal riuscita. Così afferma l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e legale dei familiari di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un bosco il 5 gennaio 2022. Gentile sta per presentare alla procura i risultati di una consulenza condotta da uno zoologo, esperto in comportamento animale. Questo studio ha confermato l'assenza di tracce di animali selvatici sul corpo di Liliana e sui sacchi neri che lo avvolgevano, nonostante il bosco fosse abitato da animali come i cinghiali, noti per essere attratti dalla carne umana. È incomprensibile come nessun animale possa aver toccato il corpo in decomposizione, soprattutto se si considera che il cadavere è rimasto nel bosco per oltre 3 settimane. Gentile ha una sua teoria. Liliana sarebbe stata aggredita altrove e poi trasportata morta nel bosco poco prima del ritrovamento, con l'intento di far sembrare il decesso un suicidio. Questo piano, secondo l'avvocato, spiegherebbe lo stato relativamente intatto del cadavere. Gentile, che assiste il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, critica fortemente l'affidamento esclusivo alla medicina per risolvere il caso. L'errore più grave è stato basarsi solo sugli esami autoptici. Attualmente si attende l'esito del secondo esame sui resti di Liliana, riesumati 9 mesi fa e affidati alla dottoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa di fama mondiale. Tuttavia, non è certo che l'esperta riuscirà a risolvere tutti i misteri di un caso sempre più complesso. Sarà necessario incrociare i risultati degli esami scientifici con le indagini tradizionali. A questo proposito, l'avvocato Gentile ha annunciato l'intenzione di chiedere alla procura di acquisire alcune interviste rilasciate dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin. Fin dal giorno della scomparsa, il comportamento dell'uomo è sembrato insolito rispetto al dolore che ci si aspetterebbe in una situazione simile. Sergio ricorda: «Gli chiedevo di unirsi a noi nelle ricerche, di contattare i media, ma lui rispondeva sempre di aspettare». «Aspettare cosa?» si chiede Sergio Resinovic, mentre la sua preoccupazione cresce. La denuncia di scomparsa è stata fatta solo la sera, e solo dopo insistenza dei vicini. Sua moglie era scomparsa senza telefoni, e lui sembrava indifferente. Il suo avvocato aggiunge: «Nel racconto di Sebastiano ci sono opacità che devono essere chiarite. Non stiamo accusando nessuno, ma chiediamo solo che vengano spiegate alcune anomalie. Ad esempio, perché ha consegnato un gomitolo di spago agli inquirenti solo dopo che il suo DNA era stato prelevato per confrontarlo con quello trovato sul cordino?» Il cordino era stato trovato sui sacchetti che avvolgevano la testa di Liliana e, sebbene non fosse stretto ma solo appoggiato, per la famiglia rappresenta una conferma del fatto che il suicidio sia stato simulato. Riguardo a Visintin, durante un'intervista l'uomo aveva rivelato che, il giorno della scomparsa di Liliana, alle 14:56, ricevette una telefonata dal telefono della moglie, proveniente da un numero sconosciuto. Visintin riferì di aver sentito ansimare e, pensando a uno stalker, riagganciò. Il chiamante era Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, preoccupato perché non aveva notizie della pensionata dal mattino. Gentile commenta: Sebastiano lo bloccò, impedendogli di chiamare nuovamente o di inviare messaggi. La moglie era scomparsa e, invece di allertare la polizia, ha scelto di bloccare il numero. Questo comportamento è incomprensibile. Visintin, dal canto suo, afferma di essere sereno e desidera solo la verità, come tutti.